Finisce tre fischi l'ultima apparizione dei biancorossi al San Nicola in questa dir poco deludente stagione. Certo, a luglio nessuno avrebbe mai pensato ad un finale così amaro, con lo stadio semideserto, con una squadra fuori dai playoff, incapace di offrire una seppur minima emozione, e invece capacissima nel rimediare l'ennesima brutta figura contro un Ascoli determinato a chiudere la pratica salvezza in Puglia. Il presidente Giancaspro nel dopopartita è chiaro, via Colantuono, si ripartirà con Sogliano. Questo il trampolino per programmare la nuova stagione. Forse prima di iniziare a programmare il futuro nelle stanze di via Torrebella non mancherà un momento di profonda riflessione sugli errori commessi. Quasi 40 i calciatori utilizzati in questo campionato, due i tecnici che si sono avvicendati sulla panchina senza profitto e senza dare alla squadra un'idea di gioco. Bisognerà gestire anche i contratti onerosi di alcuni calciatori che evidentemente si sono rivelati inutili alla causa, se non addirittura dannosi. Insomma, non mancherà il lavoro e non mancheranno i nodi da sciogliere sino alla partenza per il prossimo ritiro a metà luglio. Per vincere non bisogna cambiare molto, ma questo Bari avrà bisogno di almeno 7-8 undicesimi nuovi per costruire una squadra degna di questo nome e di una tifoseria che sino alla fine ha creduto nel miracolo. Micai, Savelli, Galano potrebbero essere gli elementi della continuità e poi il resto è tutto da scrivere. Ultima nota per la panchina. I nomi che girano sono davvero tanti. Ci auguriamo che il DS, prima di portare a Bari altre figurine, definisca il nuovo mister e metta a sua disposizione gli uomini giusti. Dimenticavamo, giovedì ultima di campionato, andremo a Ferrara per vedere la SPAL festeggiare la promozione in Serie A. Destino crudele sino alla fine.